La rassegna stampa del TG Veneto News Live, ben ritrovati nelle prime pagine dei quotidiani di questo mercoledì. Tanti temi caldi, in primis sicuramente la guerra, ma anche la politica con la manovra, ma si parla anche di autonomia. E poi nei nostri giornali locali, invece, riguardano la nostra regione, le nostre province, tanta cronaca. Allora iniziamo con il Corriere della Sera di oggi, mercoledì 28 agosto, la prima pagina, vedete manovra e muro della Lega sulle pensioni. CEI all'attacco invece dell'autonomia, uno insomma dei caposaldi, delle battaglie principali della nostra regione. Un far west, questo è il commento. La Lega stoppa l'ipotesi di ritardare i pensionamenti anticipati attraverso un allungamento delle finestre per chi vuole lasciare il lavoro dopo 42 anni e 10 mesi di contributi. La Conferenza Episcopale Italiana, la CEI per l'appunto, attacca sull'autonomia. In realtà l'aveva anche già fatto, attacca sull'autonomia di rischio far west, replica il governatore del Veneto Luca Zaia. C'è Livore, dunque vedete ancora come il tema dell'autonomia differenziata, cara alla nostra regione, insomma tenga banco anche a livello nazionale. La CEI già aveva attaccato in passato l'autonomia differenziata. E ancora la guerra in prima pagina nel Corriere della Sera di oggi, Kiev conquista 100 paesi russi, Kursk allerta nucleare per gli scontri, Telegram, il Cremlino accusa Parigi. Zelensky annuncia il test di un nuovo missile balistico, anche l'Iran e gli Emirati in difesa su Durovo. Dunque ancora il tema caldo della guerra, la fotonotizia, guardate l'intervista, il fotografo, ho perso 40 kg e non è curabile. Oliviero Toscani, 82 anni, nella sua dependance in Maremma, al grande fotografo è stata diagnosticata appunto una rara malattia e non so quanto mi resta, racconta il fotografo. La cronaca per quanto riguarda invece le prime pagine dei, dei giornali nazionali, si parla ancora di Sharon Vezzeri. Sharon, c'è un uomo per l'uomo in c'è un nome per l'uomo in bici, ancora questo giallo senza risposta agli investigatori, ma non è il killer. Oggi strade chiuse nel paese per altre indagini. Ma andiamo a vedere ora invece le prime pagine dei quotidiani della nostra regione. Iniziamo proprio con il Mattino di Padova, perché si parla ancora del caso di Nicoletta Rotaru, il femminicidio inizialmente mascherato da suicidio. Emergono sempre più dettagli, spesso anche agghiaccianti, sulla vicenda. Vediamo appunto le novità sul caso. Nicoletta, eliminate le prove, il titolo del Mattino di Padova, quotidiano del gruppo NEM di oggi, mercoledì 28 agosto. Le azioni di Zorzi fanno pensare ad un piano premeditato, l'aceto sulle macchie del materasso. Vedete come emergono sempre più nuovi dettagli sul caso. Il femminicidio di Abano, l'ex marito è stato incastrato dagli audio registrati proprio dalla vittima Nicoletta Rotaru, che prima dell'aggressione aveva acceso il registratore del telefono, in realtà lo faceva spesso, più di 1000 audio ritrovati negli archivi del telefonino, dello smartphone della donna, che hanno registrato, proprio documentato nel corso degli ultimi anni, da quando era iniziata la crisi del matrimonio, continue aggressioni verbali ma anche fisiche, fino appunto alla registrazione proprio del suo stesso femminicidio e anche della successiva messa in scena. E tra l'altro in casa c'erano anche le due figlie piccole. Avrebbe messo in scena il suicidio della donna dopo averla strangolata, dunque scrive il Mattino di Padova. E dunque le azioni di Zorzi, che ora fanno pensare anche a un piano premeditato, e questo aggraverebbe ulteriormente la posizione dell'uomo in caso appunto di omicidio premeditato. Vediamo ancora sul caso, i genitori della vittima, vedete, voleva solo essere felice, mai creduto al suicidio, parlano i genitori di Nicoletta, Eugenio e Nicole, sono distrutti, lo sapevamo, non era suicidio, sperava di ricominciare, aveva trovato anche un nuovo lavoro a tempo indeterminato, aveva intenzione di lasciare quella casa, doveva partire tra l'altro per un viaggio pochi giorni e dopo, aveva anche trovato un nuovo compagno ed è questo che ha spinto anche Zorzi, che l'aveva minacciata già di morte se
avrebbe appunto, se avesse appunto lasciato quella casa. Vediamo ancora un po' il fenomeno registrato, messo in primo piano nel Mattino di Padova di oggi. Spariscono gli sportelli. Vedete, spariscono gli sportelli bancari, 20.000 senza bancomat. Come cambiano dunque le banche? Nel Padovano si contano sempre meno sportelli bancari, ne sono spariti 200 negli ultimi 7 anni. Padova, la provincia messa peggio in tutta la regione, dove 20.000 persone vivono in un comune senza una filiale, con tutti i disagi del caso ovviamente. Contraccolpo anche sul personale: nel 2023 i bancari padovani sono rimasti in 3.739. La denuncia della CISL, un danno alle imprese con il rischio di infiltrazioni mafiose. E ancora la cronaca in primo piano, in prima pagina sul Mattino di Padova di oggi: violenza giovanile. Purtroppo ancora il tema caldo, aggredita in centro e caccia alle baby bulle. Si guarderanno i filmati delle telecamere per far emergere una verità e identificare i protagonisti della violenta aggressione contro una ragazza di soli 17 anni avvenuta lunedì scorso in pieno centro, in via San Canziano, proprio sotto Palazzo Moroni, dunque proprio il comune di Padova. I genitori della giovane hanno sporto denunce e i carabinieri si stanno muovendo per identificare le due baby bulle. E allora andiamo ancora a vedere la prima pagina di oggi invece della Nuova Venezia Mestre: lo studentato su Airbnb, stanze affittate abusivamente ai turisti, stanze che però erano dello studentato, dunque destinate agli alunni dell'università. Ecco, affittate invece abusivamente ai turisti per 150 euro a notte, blitz e sanzioni di vigili e finanzieri. La struttura di Ca' Foscari, affidata alla Fondazione Camplus, il gestore, avevamo un'intesa, l'università che dice e commenta: siamo esterrefatti. Verso la prima campanella, a proposito insomma di scuole e scuole sguarnite, mancano l'appello 23 presidi a Mestre, vanno verso la reggenza 6 istituti complessivi su 13. I sindacati incalzano, vista la situazione molto preoccupante, si parte con troppi ritardi. Città metropolitana, aree di pregio, arriva la mappa dei divieti all'agrisolare, adotta il piano dunque la città, la mappa dei divieti va all'esame dei 44 sindaci veneziani. Ancora la cronaca con un'esplosione tremenda avvenuta ieri a Bibione, il piccolo a un anno, l'esplosione in cucina, feriti padre e figlioletto, un'esplosione fortissima, pensate, sono andate completamente in frantumi anche i vetri delle finestre, visto il boato forte, lo scoppio all'accensione del fornello, l'uomo e il bimbo di un anno in ospedale con ustioni leggere. Ancora invece vediamo la prima pagina, la fotonotizia scelta per la Nuova Venezia Mestre e ovviamente non poteva che essere il Lido di Venezia, la mostra del cinema al via proprio questa sera, l'inaugurazione. La macchina della sicurezza per la mostra, Brugnaro, non temo contestazioni, prenderò quel che verrà. Perché questo commento di Brugnaro? Perché per l'appunto durante il Consiglio Comunale straordinario in cui Brugnaro, il sindaco, ha raccontato la sua verità sull'inchiesta Palude, non soddisfatte le opposizioni avevano annunciato clamorose manifestazioni di protesta durante la regata storica ma anche durante la mostra del cinema. Dunque macchina della sicurezza allertata. Ha allertato anche il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che insomma è pronto a vedere ancora una volta la protesta dei cittadini, in particolare dei comitati e dei, appunto delle opposizioni in consiglio comunale. Non è ancora dato sapere se sarà durante l'inaugurazione o quale altro giorno della mostra nel cinema, ma così era annunciato, così come durante la regata storica. E dunque vedete la macchina della sicurezza in primo piano, gli agenti, le forze dell'ordine, barriere antiterrorismo e controlli, il Lido blindato, uno dei varchi allestiti al Lido di Venezia. Attorno ai luoghi della mostra
si passa tra scanner e militari armati. Venezia 81 dunque sul sipario nella mostra. Tim Burton per il debutto, la madrina questa in foto, Svevalviti appunto si alza oggi il sipario sulla mostra di Venezia, il film di apertura fuori concorso è Beetlejuice di Tim Burton. Durante la cerimonia condotta da Svevalviti saranno presentate le giurie e consegnato anche il Leone d'Oro alla carriera e dunque ovviamente seguiremo anche con i nostri notiziari. Sulla prima pagina però anche il tema della politica che abbiamo visto essere anche in prima pagina del quotidiano nazionale Il Corriere della Sera, si parla di autonomia e del duro attacco della Conferenza Episcopale Italiana e dunque l'affondo del CEI titola la Nuova Venezia Mestre, autonomia rischio mortale. Zaia, lettura superficiale, questo botte risposta è stato riportato proprio in prima pagina. Il vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Francesco Savino, tuona contro l'autonomia, gli risponde il governatore, lettura fuorviante, spiace questa superficialità. Ancora la politica in primo piano, in prima pagina, Meloni torna a Palazzo Chigi, ora manovra e nomine dell'Unione Europea. Video della Premier, sono ricomparsa a prima urgenza il vertice con Salvini e Tajani, l'indicazione del commissario italiano all'UE e il lavoro sulla legge di bilancio per il 2025. Guerra in Ucraina, e pericolo nucleare per gli scontri intorno a Kursk, dunque abbiamo visto anche la prima pagina del Corriere della Sera, proprio l'apertura e anche sul tema della guerra, in questo caso non più in Medio Oriente, ma torna a preoccupare seriamente proprio per il pericolo nucleare la guerra Russia-Ucraina. Veniamo alla prima pagina della Tribuna di Treviso di oggi, Prosecco prezzi crollati, è il titolo di apertura della Tribuna, quotidiano del gruppo NEM, fissate le quotazioni per le uve in vista della vendemmia. Per la DOC calo dell'11% rispetto al 2023, calo dell'11% in un anno. Dopo settimane di tensioni tra produttori e associazioni di categoria si è arrivati alla definizione dei valori, giù anche la DOCG. E poi vediamo anche la fotonotizia al centro, ho il cancro, non ho paura, il racconto online. Ogni giorno questa ragazza è Valentina Bertoni, 27 anni, su Instagram parla della sua malattia. Mai avrei pensato di sentire la parola cancro su di me. Invece questa ragazza di Bessica di Loria sta combattendo contro il linfoma di Hodgkin. Sui social ora cura una rubrica per raccontare la sua battaglia personale contro il male, per tornare a vivere e vincere contro la malattia. Quando sarà guarita tornerò a fare escursioni in montagna e scriverò un libro. Queste le parole proprio della ragazza. Vediamo ancora la prima pagina della Tribuna di Treviso di oggi. Mattarella e Strana con le frecce tricolori, l'evento in programma il 12 settembre alla base del 51esimo stormo. Due istituzioni, due simboli d'Italia, la più alta carica dello Stato e la pattuglia acrobatica nazionale riuniti in un momento unico per la base del 51esimo stormo dell'Aeronautica. Sergio Mattarella, le frecce tricolori saranno a Strana giovedì 12 settembre. L'orgoglio di rivolto formerà in cielo il tricolore, atterrando nell'aeroporto trevigiano in chiusura di un'esibizione dopo 40 anni. Le frecce arriveranno direttamente dal Nord America a conclusione del tour oltre oceano. Ancora l'inchiesta sull'immobiliare e vedete le case appese d'oro, anche in cintura SOS dei sindaci, affitti azzerati, tra caro, costi e zero affitti, l'Interland è sotto pressione ma non ci sono risposte per tutti, a parlare sono i sindaci dei comuni della prima cintura urbana, torna a Treviso dove la bolla del mercato immobiliare sta gonfiandosi sempre e di più. La tragedia a Ursago, per finire per la prima pagina della Tribuna di Treviso, infarto lavoro, operaio muore in cantiere a soli 47 anni, malore durante i lavori di installazione di un ponteggio, morto durante il trasporto. Vediamo invece il giornale di Vicenza, la prima pagina è di oggi, mercoledì 28 agosto, e si parla anche qui, avete visto il tema affrontato in altre prime pagine, di affitti brevi. Gli affitti brevi raddoppiano, gli albergatori attaccano. Alt alle scatole, Luchetto a Vicenza,
questi sono i numeri del fenomeno, da 158 a 300, quindi di fatto si parla di un raddoppio. E sfrattati dagli Airbnb che si dedicano ai turisti, trovare una casa in affitto per famiglie e studenti universitari sta diventando un'impresa impossibile. Quando si parla di affitti brevi si parla di una vera esplosione. Federalberghi Confcommercio punta il dito contro le key box, le scatole lucchetto per il check-in fai da te, che per l'associazione vanno vietate, si fanno saltare, dicono e denunciano tutti i controlli. Vediamo invece la fotonotizia al centro della prima pagina del giornale di Vicenza di oggi. La prefettura di Vicenza, accoglienza migranti, pronti due bandi per ospitarne 1.800 in due anni. E dunque la prefettura iberica ha pubblicato due nuovi bandi per l'accoglienza nel Vicentino in strutture di diversa tipologia. In ogni caso, dunque, come specificato dal titolo, il fabbisogno è di 1.800 posti in due anni, calcolato in base proprio ai richiedenti asilo ora ospitati nei centri d'accoglienza e all'esigenza di garantire l'accoglienza di eventuali nuovi arrivi. Vediamo ancora la stazione SVT di Vicenza, il caso, il disagio, sbagliato il solvente, bagni chiusi in un mese. Economia, abbiamo visto anche nella tribuna di Treviso, il Vicentino vendemmia meno 10%, in questo caso si fa risalire a meno grandine dello scorso, ma più stress legato a temperature e parassiti, le temperature record di luglio e agosto. Per Veneto Agricoltura la vendemmia anticipata in regione chiuderà a livelli 2023, ma nel Vicentino sarà in calo dunque del 10%. Abbiamo visto anche il valore stimato per quanto riguarda la tribuna di Treviso, dunque, e le colline del Prosecco principalmente. Andiamo a vedere dunque l'Arena, il giornale di Verona, la prima pagina di oggi, eccola qui, la vedete, e sempre più auto Verona, peggio di Milano e Londra. I dati dell'ACI, in città 60 veicoli ogni 100 abitanti, sempre più auto in città dunque, a conti fatti, con una popolazione di poco superiore a 250.000 cittadini, la stima è di circa 60 auto ogni 100 veronesi, un dato che confrontato con altre città è decisamente alto e supera non solo il numero di Milano, 51, ma anche di Londra e Berlino. Dunque il paragone con queste grandi città fa rendere bene l'idea della portata del fenomeno. Via libera al parco sportivo alla Spianà, il progetto centrodestra, un derby sul Veneto, Tosi, io in campo. È già sfida elettorale sulle regioni, i nomi dividono le alleanze. L'eurodeputato veronese Flavio Tosi avverte sul Veneto per il dopo Zaia, sarà derby tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. E io, dice, sono in campo. La fotonotizia, l'autunno dei rincari. Già si guarda insomma alla stagione autunnale, aumenti della Tari, ai trasporti, i baristi, toccherà anche il caffè. Ecco, questa insomma l'immagine iconica di un caffè servito in un bar a Verona, nel balcone. Gli esercenti temono aumenti anche delle materie prime. Nella bassa, bivacchi, tolte le panchine proprio per evitarle, l'incidente in Pusteria, feriti 4 veronesi, e duello a Luna Park di Somma Campagna, sindaco e parroco. Vedete questa sfida in giostra, ovviamente un gioco, la battaglia aerea tra sindaco e parroco, in giostra dal 2021, ogni anno quando scade l'antica fiera, la quarta sfida sui dischi volanti è finita sul filo di lana, riporta l'Arena di Verona. Andiamo al Corriere delle Alpi, prima di passare al Gazzettino, si parla di turismo, è sicuramente momento di bilancio insomma in questa conclusione di agosto, e dunque boom di turisti stranieri. In 15 anni il riconoscimento Dolomiti UNESCO ha raddoppiato il numero degli arrivi da tutto il mondo, raddoppiato. E qui c'è anche il tema caldo dell'overtourism, visto questa concentrazione di turisti proprio attratti dal marchio patrimonio UNESCO. Si è parlato più volte anche di cercare di limitare gli arrivi o destacionalizzando
di fatto la stagione turistica per cercare di diluire il flusso dei turisti durante tutto il corso dell'anno, oppure limitarli, una sorta di replica del numero chiuso, ticket d'accesso, che già si è visto a Venezia. E dunque gli operatori difendono il marchio. Chi visita le aree patrimonio dell'umanità è esigente ma rispettoso dell'ambiente che lo circonda, perché appunto si era parlato anche della possibilità, c'è chi aveva avanzato la proposta per cercare di limitare i flussi, di togliere proprio il riconoscimento, il marchio UNESCO, che a quanto pare attira veramente tanti, tantissimi turisti, soprattutto stranieri. Trasporto pubblico in primo piano, in prima pagina, sindaci Altolà a Dolomiti Bus, basta tagli di servizi, riunione in vista dell'avvio soprattutto della scuola della prima campanella e del nuovo orario, l'assessore Bortoluzzi che commenta e assicura monitoreremo. Belluno, lavori serali in centro storico, domani resterà senza acqua, una notte senza acqua per centinaia di residenti del centro di Belluno, succederà tra domani e dopodomani dalle 21 alle 6 proprio a causa dei lavori in corso. Denuncia Cortina, Parco Ventura contro Pizzarotti per il deposito aperto e ripulito. Denuncia la capocantiere della ditta per un deposito di materiali forzato e svuotato. E vediamo ancora la fotonotizia, bellissima tra l'altro, guardate che spettacolo. Ecco, Cadore, il lago però è stato svuotato, purtroppo c'è anche il lato negativo, lago vuoto, un pedalò e neanche un turista. La laminazione del lago di Centro Cadore colpisce ancora, vedete proprio i pedalò spiaggiati. Una triste vetrina di fine estate, protestano i pescatori, per noi la laminazione è un colpo mortale, vedete insomma questo lago è bellissimo, iconico, però praticamente ormai ridotto così, svuotato. E poi vediamo ancora i temi già affrontati anche a livello nazionale che riguardano la nostra regione, con la risposta del governatore Luca Zai all'attacco della CEI, della Conferenza Episcopale Italiana sull'autonomia differenziata, dunque l'affondo della CEI, autonomia e rischio mortale, e Zai che replica lettura superficiale. E poi ancora la politica, con Meloni che torna a Palazzo Chigi e insomma parla dei temi caldi, le priorità in questo momento da affrontare, sicuramente il commissario italiano all'UE e poi anche la legge di bilancio, e senza dimenticare le prime urgenze, il vertice con gli alleati, con Salvini e Tajani. Vediamo la prima pagina del Gazzettino, Venezia Mestre, prima pagina di oggi. Eccola qui, vedete, Zelensky testa il supermissile, l'annuncio del presidente, le prove concluse con successo, continua la pioggia di razzi russi, rischio nucleare a Kursk, la EIA, tracce di attacchi di droni vicino alla centrale. E poi la fotonotizia, al via oggi l'81esima edizione della Mostra del Cinema, tornano le star di Hollywood. La mostra caccia di record. Sarà l'edizione dei record, sicuramente quella dei ritorni dopo le stagioni caratterizzate dalle limitazioni del Covid e dopo quella l'anno scorso senza le star americane, causa sciopero di sceneggiatori e attori, la mostra si prepara al tutto esaurito. E questa è la madrina della mostra, che come da tradizione non si è negata ai fotografi di mettere i piedi in ammollo al Lido in spiaggia davanti all'hotel Excelsior. E ancora lo sfogo di Brugnaro, contestatori, Meli Beccherò, c'è Libertà, il sindaco, l'inchiesta Palude, incredulo, io poi che non ho mai rubato uno stuzzicadente, dice il primo cittadino, commentando ancora l'inchiesta che lo vede indagato il suo assessore Boraso in carcere a Padova. Veneto, le nomine alla regione, Fratelli d'Italia in stallo, la scelta del capogruppo regionale di FDI sembra destinata a una decisione dell'ultima ora, anche ieri niente nomina intrecciata, pure quella con quella di assessore. E Zaia poi sul vertice della CEI, sull'autonomia, lettura fuorviante, e ancora il giallo di Sharon, identificato l'uomo in bicicletta, strade chiuse in paese per appunto permettere le indagini. Veneto, centraline elettriche, l'antitrust fare le gare, e ancora i temi, retroscena, la politica, Meloni sono tornata, trattativa UE per Fitto.
vice, e questa appunto è la prima pagina del Gazzettino di oggi. È tutto per la rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione ovviamente con i programmi delle nostre reti. Arrivederci. E grazie a Maria Vittoria Bagarella per la rassegna stampa. Avete visto in apertura anche dei quotidiani locali la via alla mostra del cinema di Venezia. Andremo in diretta al Lido nella prima edizione del TG Veneto News. Oggi è la giornata dei primi arrivi delle stelle americane, Tim Burton e poi William Defoe, anche Sigourney Weaver, che questa sera riceverà il Leone d'Oro alla carriera, tra attesa anche per Angelina Jolie, il suo film sarà proiettato domani, e poi per Monica Bellucci, oggi protagonista anche del film di Tim Burton. Adesso ancora i temi vicentini e la questione delle mense, le polemiche in primo piano, perché sono iniziati gli incontri tra comune e genitori per discutere delle nuove tariffe. Clima bollente, richieste al centro della discussione, con il comune comunque fermo nella sua posizione. La petizione per bloccare gli aumenti intanto schizza a quota 2600 firme. Vediamo. Faccia a faccia tra genitori e comune sulla questione delle nuove tariffe delle mense. Il malcontento tra le famiglie, manifestato fino ad ora con mail, messaggi, post sui social e telefonate, arriva così finalmente a Palazzo Trissino. Una delle questioni più spinose è il cambiamento del modello, quello a consumo, pago ciò che mangio, a uno in cui si paga una quota bimestrale, che si mangi oppure no, salvo superare le 20 assenze. Ma ovviamente la questione principale riguarda le nuove tariffe definite fuori scala rispetto al passato, e con il problema dei non residenti che si vedono applicare la fascia ISE più alta con pagamenti addirittura raddoppiati. E i primi ad essere ascoltati sono stati i comitati dei comprensivi 6 e 7 che raggruppano ben 10 scuole della città. Principalmente, se possibile, avere la possibilità di scalare i pasti in corrispondenza dell'assenza dei singoli degli alunni, e se possibile di ridurre un pochino l'aumento, e di trovare laddove possibile delle convenzioni con i comuni limitrofi per agevolare i non residenti. Il comune dal canto suo è pronto ad un'apertura, ma non a stravolgere l'impianto generale, visti anche i costi del servizio. Nel frattempo la petizione online per chiedere la modifica tariffa delle mense scolastiche sfonda la quota delle 2600 firme. Siamo in una fase di ascolto per capire quali sono le maggiori perplessità, ma anche le maggiori richieste, e per capire come trovare un punto di incontro nell'interesse generale di garantire un servizio di qualità ed efficiente per la comunità educante di Vicenza. E allora, l'avete capito, gli sconti per le mense scolastiche sono lontani, arrivano invece gli sconti per quanto riguarda il trasporto pubblico per le matricole. Sentiamo. Si chiamerà sconto matricole ed è la principale novità della nuova campagna abbonamenti del trasporto pubblico. Il Comune di Vicenza darà infatti il via ad una riduzione di 70 euro sul costo dell'abbonamento annuale per gli studenti rilasciato agli iscritti per la prima volta e al primo anno delle scuole superiori, nati nell'anno 2010 e successivi e residenti però nel capoluogo. Parallelamente si riproporrà il bando, che prevede un contributo a favore degli studenti e lavoratori che acquistino l'abbonamento urbano annuale, 50 euro destinati alle famiglie con ISE non superiore a 26.000 euro. Mancano solo un paio di settimane all'inizio dell'anno scolastico fissato per mercoledì 11 settembre e per le famiglie si apre così un altro capitolo di spesa, quello del trasporto dei ragazzi, che però quest'anno rispetto al 2023 non vedrà aumenti nei biglietti. La novità più importante per quanto riguarda le tariffe 2024-2025 è che queste rimangono invariate grazie a un intervento della provincia di Vicenza di 200.000 euro. A questo si sommano quelle piccole utilità che avevamo mantenuto da un bilancio in ordine di SVT. Quindi le tariffe per gli studenti 2024-2025 rimangono invariate. Rispetto all'anno precedente, la contribuzione per farle rimanere allo stesso livello non sarà esclusivamente la provincia, ma verrà anche da un bilancio sano della società stessa.
e sono state confermate le riduzioni degli abbonamenti annuali studenti, 400.000 euro i soldi messi sul piatto dalla provincia, 200.000 euro di utili e 200.000 quelli stanziati, con SVT che annuncia che metterà poi a disposizione oltre 1.300 corse quotidiane nei giorni feriali che collegheranno in modo capillare tutto il territorio provinciale con gli istituti scolastici vicentini. E parliamo ancora di scuola, di studenti, questa volta di studenti universitari, perché aumentano quelli iscritti in città ma mancano aule studi ed è scontro anche dal punto di vista politico. L'esperimento dello spazio all'aperto in una sede della Bertogliana, voluto anche per combattere il caldo torrido delle stanze senza l'aria condizionata, criticato dalle opposizioni, soprattutto per quanto riguarda la scelta tempistica. Sentiamo. Un'aula studio all'aperto tra le colonne di Palazzo Cordellina e un chiostro trasformato in giardino. Inaugurata da pochi giorni, questa grande aula studio dedicata agli studenti e a chi frequenta le sedi della Biblioteca Bertoliana di Contrà Riale, prive di aria condizionata, rimane però ancora uno spazio poco utilizzato, per non dire deserto. Un luogo che riporta a galla un tema, quello delle aule studio, ancora poche in città, nonostante il numero di studenti universitari sia un aumento, così come quello delle sedi. In un anno abbiamo già cercato di dare un segnale forte dopo la prima apertura al B55, oggi arriva la nuova aula studio open air alla Biblioteca Bertoliana. È un segnale forte proprio perché stiamo mostrando come i nostri spazi devono essere sempre più vissuti, soprattutto dai giovani universitari. Un argomento che accende il dibattito politico, così come quello sull'apertura proprio dello spazio della Bertoliana. Avrei attenzionato di più la tempistica. È chiaro che inaugurare un'aula studio all'aperto al 27 agosto, quando esami universitari, esami di riparazione delle superiori sono finiti, non mi sembra una tempistica particolarmente intelligente. Dall'altra parte è una soluzione tampone che non risolve una questione molto chiara, cioè una popolazione universitaria che si sta ampliando, nuovi corsi, nuovi studenti, ma senza un ampliamento di spazi e strutture. E una delle idee in cantiere è quella di aprire spazi vuoti nei palazzi e ancora giardini. Sfruttare sempre più i nostri spazi. Non possiamo permetterci di avere stanze o spazi, in questo caso anche all'aperto, che siano sottoutilizzati, che siano poco utilizzati. E ora parliamo delle scie luminose nei cieli, in tanti di voi le avranno viste, ieri sera il fenomeno ha incuriosito migliaia di persone, non sono stelle cadenti, spiegano gli esperti, ma detriti spaziali, sentiamo. I tri fanno capire la spettacolarità di un evento che ha sorpreso centinaia di vicentini che ieri sera hanno assistito a uno spettacolo emozionante. Decine di scie hanno illuminato il cielo per alcuni minuti suscitando curiosità e stupore. E questa volta il fenomeno non è riconducibile alle stelle cadenti. Che cosa è successo allora? Il fenomeno è stato provocato da un satellite entrato in contatto con l'atmosfera che si è poi surriscaldato e si è disintegrato. Fenomeno non raro, di solito captato e previsto, che questa volta però si è verificato all'improvviso. E effettivamente questo fenomeno era molto ben visibile. Non sono stelle cadenti, quindi non sono meteore. Con ogni probabilità si tratta di un satellite che è rientrato in atmosfera, surriscaldandosi e quindi disintegrandosi, creando appunto quel fenomeno. Certo, questo dovrebbe farci riflettere anche su quella che viene chiamata la spazzatura spaziale. A centinaia le segnalazioni arrivate all'osservatorio di Marana di Crespadoro, che ha rilevato il passaggio delle scie, che da ore sta monitorando la situazione. Ieri sera siamo stati contattati attorno alle 21.30 da tantissime persone che avevano osservato questo fenomeno delle scie luminose in cielo. Abbiamo controllato anche noi con le nostre telecamere che monitorano quelle che sono le stelle cadenti, le meteore. E non si ferma l'abbandono selvaggio dei rifiuti, nemmeno le telecamere frenano gli incivili che gettano ripetutamente l'immondizia non differenziata all'esterno dei cassonetti. Da una parte l'isola ecologica di Via Colombo, dall'altra quella di Via Granatieri di Sardegna. La differenza? La presenza di un cartello che indica che l'area è videosorvegliata. Queste fotografie, scattate domenica da un nostro telespettatore, dimostrano che la presenza di telecamere per combattere incuria e degrado non frena il problema, lo sposta solo un po' più in là.
il timore di poter essere sanzionati ha spinto qualcuno a percorrere 500 metri in più, gettando l'immondizia nei cassonetti non sorvegliati. Per combattere queste forme di inciviltà, il Comune di Vicenza ha annunciato l'installazione di nuove telecamere fisse. Quelle attualmente in uso sono mobili e vengono spostate a seconda delle necessità e delle segnalazioni. Entro il 31 di dicembre, l'abbiamo già detto, dobbiamo installare queste telecamere, siamo in fase operativa, quindi insieme alla Polizia Locale e al nostro gestore IAM stiamo facendo le valutazioni sui preventivi intanto e anche su dove installarle. A parte da Villaggio del Sole, zona Stanga, qualcos'altro, Cricoli, ce ne sono varie, insomma riusciremo a presidiarne abbastanza di quelle che sappiamo avere dei problemi. Saranno 6 in tutto le nuove telecamere. Il costo è di 30.000 euro. Adesso sto spingendo su una campagna di comunicazione che dovrà iniziare con il nostro gestore proprio per insegnare ai nostri cittadini a ricordare che cosa vuol dire fare un conferimento corretto dei rifiuti, e quindi questo dà consapevolezza e speriamo che dia anche una mano per ridurre questa problematica. A Castelnuovo partiranno entro l'autunno i lavori di consolidamento del muro di contenimento del Rolo, abbattuto dalla furia del maltempo, era lo scorso mese di maggio. Sentiamo. È certamente favorevole la notizia dell'innalzamento dell'argine tra i 50 e i 60 cm medi nel tratto in cui è esondato la notte dal 15 al 16 maggio. 2 milioni di euro per i lavori di innalzamento del muro di contenimento del torrente Orolo. Partiranno entro poche settimane i lavori anti-alluvione, annunciati già qualche tempo fa, programmati con urgenza dal Genio Civile di Vicenza dopo l'alluvione del maggio scorso. Serve fare in modo che gli argini siano intentati e quindi che il Genio Civile abbia le risorse per fare la giusta prevenzione, la giusta manutenzione in tempi adeguati e soprattutto tenendo conto dei nuovi fenomeni meteorologici che ci devono sicuramente indurre una riflessione su ciò che è stato finora e su quello che dovrà essere in futuro. I lavori sono stati concordati con il Comune, con i proprietari dei terreni che confinano con il torrente in corrispondenza dell'argine destro dove sorge il ponte di Via Roma e dove il muro di contenimento aveva ceduto. Lavori che interesseranno sia il tratto a valle del ponte che quello a monte dove il cantiere si estenderà fino alla confluenza con il rio Solarone. La manutenzione dell'argine si è rivelata uno dei temi più focali durante questa emergenza e sicuramente anche per quello che sarà il futuro e la prevenzione. Sono 400 le famiglie di Castelnuovo che continuano a fare i conti con i danni provocati dall'acqua e dal fango trasportati dalla furia del maltempo nella notte tra il 15 e il 16 maggio scorsi. E torna il tradizionale Luna Park in Campo Marzo, in queste ore in corso l'allestimento delle giostre, la festa prenderà il via venerdì 30 agosto. Ok, si vola! Campo Marzo si prepara ad accogliere dal 30 agosto al 15 settembre il tradizionale Luna Park della festa degli otto. Aerei, pesca dei cigni, catenelle, per i più piccoli il divertimento è assicurato. Con l'arrivo delle attrazioni, il grande parco vicentino tornerà a vivere e a popolarsi di famiglie. Le giostre, inoltre, rappresentano un deterrente al degrado e alla microcriminalità. Una bella città, è bello passeggiare qui. La vedo una cosa positiva, sì sì, senz'altro. Le giostre in sé, speriamo, aiutino per i giorni che vengono. Già durante l'allestimento delle prime attrazioni, alcune pattuglie della polizia locale, in sinergia con l'esercito, hanno effettuato controlli in tutta l'area di Campo Marzo. Una presenza costante che sarà garantita anche durante le giornate di festa. E dal 30 agosto fino al 1 settembre torna anche la Notte Bianca di Montecchio Maggiore. Attese 50.000 persone nelle piazze che saranno invase da musica e spettacoli. Artisti di strada, giochi di luce, fuochi e danze. Non chiamate la sagra, è la 3 giorni di fine estate, dal 30 agosto al 1 settembre, la Notte Bianca di Montecchio Maggiore. Manifestazione storica, quest'anno è l'11ª edizione. È una manifestazione molto grande, diciamo da grande città. 15 spettacoli, 4 palcoscenici, un lungo weekend tra concerti, party, DJ set, band locali, una grande area children, danza metropolitana, serata country, Wonderland, anni 90, musica tutto nelle piazze Carli e Fraccon.
Non è da poco che un paese si raduni tutti assieme attorno a una festa del genere. Quindi, come hanno detto prima gli organizzatori, arriveranno circa 50.000 persone. Spero che 25.000 siano montechiani. E domenica grande novità, Oli, il festival primo in Italia. L'Oli Festival è un festival dei colori dove appunto vengono spruzzati colori in polvere e tutti i ragazzi si divertono. È un festival di ispirazione religiosa. 200 volontari, 120.000 euro il costo dell'operazione resa possibile dagli sponsor. Mercatini, street food e in apertura venerdì sera dalle 9 alle 10 lo sport biancorosso. In un palco avremo il venerdì sportivo dove ci sarà la presenza di Pierando Dalle Carbonare, Lino Chilese, il presidente dell'Arzignano Calcio, poi ci sarà il giocatore del Vicenza Rolfini. Ed è tutto per questa prima parte informativa con il live. Noi ci vediamo tra pochi istanti con la prima edizione del TG Veneto News. Tanta cronaca, in apertura però un collegamento dal Lido di Venezia perché oggi è il giorno con tutto il mondo che guarda la mostra del cinema, l'edizione dei record, la numero 81. Sono arrivati anche i big, le star di Hollywood come Tim Burton, come Angelina Jolie, ma cercheremo di capirne di più dai nostri inviati. Subito dopo la prima edizione del TG Veneto News, come ogni giorno alle 13.05, TVA Notizie, prima edizione. Allora restate con noi perché l'informazione continua.